Eccomi qua, in pochi minuti voglio parlarti delle alghe, in particolare quest'oggi di un'alga molto speciale, utile per il nostro benessere psicofisico dell'alga dulce. Come sceglierle, come utilizzarla? Allora, innanzitutto scegli sempre delle alghe biologiche e, se è possibile, appunto dell'Atlantico, quindi alghe come queste, ad esempio, che sono state coltivate e prodotte in Bretagna, in particolare a Saint-Malo, un luogo al quale io sono molto affezionata perché Marc, mio marito, è originario di questi luoghi. Ho conosciuto personalmente questi straordinari produttori e so che ogni passaggio è determinante per la salute e il benessere dell'uomo. Come utilizzare l'alga dulce? Perché è così importante? L'alga dulce aiuta il nostro organismo, come un po' tutte le alghe, ma in particolare questa, a ripulirsi dai metalli pesanti. Se hai un tatuaggio o hai fatto un vaccino anche da un po' di tempo, sicuramente nel tuo corpo ci saranno presenti dei metalli pesanti che possono sviluppare tutta una serie di problematiche, perché i metalli pesanti vanno a nutrire virus e batteri, e perché i metalli, di conseguenza, virus e batteri, nutrendosi dei metalli pesanti, diventano più forti e quindi creano infiammazione nel nostro organismo. Questa stessa infiammazione poi sviluppa determinate sintomatologie. E allora, facilissimo, oltre a puntare l'attenzione su un'alimentazione della quale abbiamo già parlato, utilizzare l'alga dulce 2 cucchiaini ogni giorno. Come la utilizzo io? Ad esempio, alla mattina in un frullato a base di banane, mirtilli selvatici, altro alimento super interessante per la depurazione dei metalli pesanti. Aggiungiamo 1 cucchiaino di erba d'orzo, 1 cucchiaino di spirulina in polvere, ve ne parlerò in un altro video. Aggiungiamo magari anche, se lo desideriamo, un poco di acqua di cocco, e poi, se lo abbiamo a portata di mano e se ci piace questo sapore così intenso, possiamo aggiungere del coriandolo, altro alimento super interessante, oppure aggiungerlo in giornata in altre preparazioni. Ma non solo, le alghe possono accompagnare per esempio un'insalata in sostituzione del sale o una preparazione di verdure cotte. Io suggerisco davvero di sceglierle di grande qualità. Vi ricordo che questo produttore, tra l'altro, vende online, quindi lo potete trovare molto facilmente, ma in particolar modo l'alga dulce è uno di quegli ingredienti che non dovrebbe mancare nella nostra cucina. Hanno anche un sapore molto particolare, interessante, speciale. Marc, mio marito, dice che gli ricorda il sapore delle ostriche, quindi provatele, assumetele magari per un lungo periodo e poi fatemi le domande del caso.